Dandovi il benvenuto a Sede Sportivo Veloci, vi diamo una lettura delle formazioni che entreranno in campo per questa top 11 del torneo Juniores Emilia Romagna. Mister, allora, io devo dire che rispetto all'anno scorso ho visto completamente un'altra squadra, il Parma, e una stagione, direi, un bel torneo di Viareggio, un girone di ritorno degno di nota che vi ha portato ad arrivare a metà classifica, o sbaglio? Sì, è stata una stagione discreta, abbiamo fatto sempre prestazioni discrete, in campionato qualche punto in più potevamo conquistarlo, però nella crescita globale di questi ragazzi credo che sia stato fatto un lavoro positivo. E confermato, visto? Ma intanto abbiamo visto già la stagione, l'importante è aver dato ognuno di noi, diciamo dello staff che la società mi ha messo a disposizione, le proprie competenze, la propria passione. Questi sono discorsi che chiaramente verranno fatti in seguito, li farà eventualmente la società. E da parte mia, da parte dei miei collaboratori, c'è la consapevolezza di aver cercato di fare il massimo per questa società. Ok, noi da parmigiani ti ringraziamo perché, cioè, ecco, il torneo di Viareggio abbiamo goduto molto, devo dire, quindi... Ma poteva anche venire meglio, c'è il rammarico perché... Beh, insomma, dai, cioè, probabilmente però... tutti... la finale ce la volevamo giocare, non okay, di vincere ma però, giocare. Mister, ti dico sinceramente, io seguo con Emilia Gol, seguo la primavera e tutte le giovanili del Parma, e ti dico che la paura era molto, molto grande di far figurarci, invece hai provato il nostro scudetto in maniera davvero incredibile in giro per il mondo, perché poi il torneo di Viareggio è un torneo internazionale. Sì, sì, cioè, ripeto, c'è la soddisfazione di aver fatto un bel torneo, okay. Però credo che il discorso vada fatto ad ampio raggio. Da quando siamo partiti a fine luglio a oggi, questa squadra ha cercato sempre di giocare in una determinata maniera, alcune volte il risultato ci ha premiato, alcune volte no, però le prestazioni globali sono state quasi sempre buone e, come ho detto prima, credo che la crescita di questi ragazzi sia stata una crescita importante. Abbiamo giocato con tanti giocatori che l'anno prossimo potranno rifare questo campionato a livello di età e quindi c'è soddisfazione. Ecco, appunto ti volevo parlare della crescita di questi ragazzi e mi hai già risposto, quindi cioè, davvero è importante anche che molti possano rimanere, da quel che ho capito. Sì, ci sono i 2001, ci sono 7, 8, 10, cioè 10 ragazzi in età, però poi chiaramente tocca alla società, al direttore, scegliere il percorso migliore per ognuno di loro. Da parte mia, ripeto, il mio staff, abbiamo cercato di dare tutte le nostre competenze, ma soprattutto la nostra passione per questo sport. Stasera c'erano molti osservatori delle squadre dilettantistiche della provincia e anche delle province vicine. Credo che fossero venuti più a vedere il Parma Primavera che i ragazzi della Juniores. Ma sono partite dove gente del calcio, operatori di mercato, cominciano a guardare. Io credo che i nostri ragazzi siano pronti per andare a giocare e mettersi veramente in competizione con campionati dove ci sono i punti, dove si gioca per risultato sportivo. Ma ripeto, penso che loro siano pronti per questo tipo di partite. Mister, ok, ti ringrazio, ti faccio i complimenti e forza Parma. Grazie. Questo è buono, sì, questo è buono.